Benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui per farvi un video recensione, ma noi siamo qui principalmente per mangiare. Quindi siamo qui per provare un po' di novità. È un mix tra Degustabox, Gerry America e supermercato, proprio un misto. Ma ovviamente se vi siete persi il video unboxing di Gerry America, andatelo a recuperare dopo. Iniziamo da qua, beh, c'è questo. Esatto, questi 5 dobbiamo provare. Sono 3 dolci e 2 salati. Inizierei da quello più scemino. Brava. Speravo. Twix bianco. Guarda, io non mi ricordo se l'abbiamo provato, però secondo me sì. Oppure non l'abbiamo provato in un video, ma l'abbiamo provato. Io sinceramente non mi ricordo, cioè mi ricordo di quello normale, mi ricordo di quello lì alla cannella, mi ricordo di quello con la confezione azzurra caramello salato, ma io bianco non me lo ricordo proprio. Vabbè, nel dubbio l'assaggiamolo. Anche perché bene o male un po' te li ricordi quelli che hai già provato, anche se ne abbiamo provati tanti. Ovviamente noi prima stavamo, mentre le apre, stavamo un po' pensando, lei mi ha fatto la domanda, ma per dicembre come ti sei organizzata con i video? Io quindi se avete idee, qualsiasi cosa, scrivete che io vi leggo sempre. Questa non l'abbiamo provata, Andrea. Cocco bimba tipo. Ma che odore! E mi sembra più piccolo. No? Vabbè, io non me li ricordo. Morbido. Ok. Allora, è come se non fosse un Twix. Se la scendi. Senti solo il caramello e il biscotto. Cioè, nel senso, è come se, visto che ha questa ricopertura al cioccolato bianco, perde proprio la caratteristica del Twix. Cioè, secondo me non si sposa poi così tanto bene. È buono. Ma è più buono. Quello normale. Originale. Voto 4. Cioè vi lascia solo quel retrogusto dolce, ma sì non vi lascia tipo quel bel sapore di Twix. No, ho qualcosina in più, anche perché lo sai cosa ho notato, che l'esterno è meno croccante. Esatto, è meno croccante, molto più morbido. Bello. Quindi forse questa è un po' la pecca. Andiamo avanti, io direi salato. Ok. Però no, con quello, con qualcosa di soft. Questo. Esatto. Che questo mi fa ancora più paura. Allora, ad esempio, questo è uscito nella Degustabox di ottobre. Snacks. No, forse settembre. No, non mi ricordo. Snacks Green Pea Piselli. Mediterranean Style. Ok. Quindi a base di un po' tutto pomodoro. Snack al gusto di vegetali e spezie. Però è fatto con, penso, farina di piselli, sicuramente. Va bene, questo marchio solitamente una cosa buona. Oppure quei salatini, quelli là croccanti. Baccelli di piselli. Perché andavano così per le puff noi? Infatti no. Ci reggi quella. Proviamo. Sono sfiziose, però lo sai. Tipo arachidi. Oh, tipo anacardi. Oh, buono. Un po' le gallette. Buono. Un po' le virtual. Oh. Buone. Sembrano le gallette ricoperte. Gallette, la stessa consistenza, uguale. Buonissime. I piselli non si sentono. Viene proprio questo gusto di pomodoro. Proprio un mix. Molto delicato. Tipo pure un po' brodoso. Buonissimi, wow. Ho voto 7 e mezzo? 8? Ci sta. Anche 7 va bene. Ok.
Beviamo. Per questo video non abbiamo neanche una bevanda. Novità! Novità in casa. Oh. Volevamo prenderli su un sito che costavano 10.000 euro questi cosi. Trovati a 3 euro da extra. No, 1,70 euro. Ah no, bravo, 1,70 euro. Ne avevamo trovate a 5 euro. Sempre loro se li dovevo comprare. Special Edition Grisby Baileys, il mio preferito perché io sempre prendo sempre Baileys con ghiaccio. Guarda, quindi... che Baileys quest'anno si sta superando, ha fatto il cioccolato ripieno, ha fatto tante di quelle novità, pure le palline, ha fatto un botto di roba. No, Baileys top. Ci sono alcune aziende che per tanti anni un po' restano... belle buone. Ok, vediamo insieme. Questo secondo me merita molto. Non lo dire. Perché voi? Ah, come l'hai detto sempre quando sembra quella di fischeria. Non lo dire. Vediamo. Sempre più piccoli. Proprio. Ok. Mamma mia, come si sente? Proprio forte. Stasera mi ubriaca che non riesco a dirmi. No. Questo è un bellissimo sciroppo antibiotico che io prendevo quando ero piccola, che io odiavo. Quello là con la siringa? No, quello là con la paletta. Ah, brava! Mamma mia! Come si chiamava? Non mi ricordo. Quello là con quel cucchiaino così che... Meno male che una giovane di 5 euro. Mamma mia. Questo è proprio lo stesso sapore. Ma che il Baileys è così? Quello è così bello. Assolutamente no. Proprio quel bel retrogusto. Allora, l'Argumentin, ecco, non mi veniva il nome, esatto, è proprio questo. Poi zero non lo comprate, non mi permettete, perché questo non è il Baileys. Ma proprio, allora, già quando apri si sente quell'odore, però quando lo vai a mordere ti lascia proprio quel senso proprio di liquore, ma liquore proprio brutto, cioè proprio l'antibiotico. Lo sciroppo. No. Lo sciroppo. Meno male che non l'ho preso l'anno 5 euro. 1,70 euro dici, no, vabbè. Non devo dire più. Mi prendo bello, un caffè macchiato in meno. Meno. Beh, andiamo avanti, un po' di acqua. Veramente. Anche solo chi si come la madre. Ok, questo. Per forza. Ritter Sports caramello salato. Questo sempre uscito dalla box, dalla degusta box. Questo mi ispira, non lo dico veramente. Più, basta. Dici, ma questo secondo me sarà brutto, questo esteticamente sarà... No, questo ho grandi aspettative. È uscito Ritter in collaborazione con Smarties, cioccolato bianco. No, i Smarties non mi piacciono, però. Si è un po' rovinato. Quella barretta che ci piaceva della Milka. Quella doppio strato, però la Milka che sta combinando. Però qui si arrivano e le trovo a buon prezzo, li prendo perché è tutto cannella, tutto sta facendo dei gusti pazzeschi. Proviamo. Wow, quanto caramello c'è. Dove passa, Salato. Wow. Così un quadratino piccolo vicino al caffè. Non mi aspettavo di sentire così tanti pezzi di caramello. E si sente pure il sale. Invece secondo me hanno fatto proprio lo strato sopra, proprio tutto pieno di queste pepite. Wow, ci voleva, Andiamo avanti. Concludiamo con una bella bevuta. No, una bella patina particolare. Ah, questa? La voglio bene. Oh, fa capire, no? L'ultimo di questo video assaggio, sono loro. Ci vedremo proprio. Ho paura qui. Vabbè, calamaro. Esatto, e noi poi ci dobbiamo aggiornare un attimo se questi erano... Sì, certo. Linea giapponese questa, Esatto. Questo è un calamaro. Calamaro non so come. Vabbè, sicuramente alla piastra, speziato, sì.
allora ce ne saranno due qua dentro, una massimo per fare il video. Si sono tutte le sue idee, che devo dire la verità, sempre molto, qui se le dividiamo. Dividi, mamma che puzza, già da qua. No. Assaggiamo? Dai. Ti odia. Sa di arrostito, però non sento il sapore del calamaro. Un po' forte. Tu che li mangi, i calamari? No, eh? No. Vabbè, ma cosa ti aspettavi? Volevo capire tu cosa ti aspettavi da questi patatini. Mamma mia. Penso c'è un po' guardato questo proprio di polvere. Di chiuso proprio. Va bene. Questo video è andato. Che delusione. Vediamoci un'altra cosa qua, perché questa è l'unica soddisfazione di questo video. Con caramello salato. Ok, noi andiamo a fare la seconda ripresa. Ne speriamo che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente fateci sapere se anche voi le avete già provate. E ovviamente vogliamo sapere la vostra recensione. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!